In diretta qua su RTA con Rosario Carrasco, con la diretta del programma Il Tutto Palermo.net, ovviamente su Radio TV Azzurra RTA. Il programma è Today Sport ogni sabato e ogni domenica alle 14.05 alle ore 17. Come voi sapete, quando ci sono le radiocroniche del Palermo, sono qua in esclusiva su RTA. Ma adesso abbiamo un graditissimo ospite, non ci sentiamo con lui da qualche mese. Mi riferisco all'ex calciatore del Palermo, Fabrizio Bucciarelli, di ruolo difensore centrale, che ha trascorso diversi anni nel capoluogo siciliano, precisamente dal 1988 al 95, 143 presenze condite da due reti. Ciao e ben ritrovato Fabrizio. Ciao, grazie, buonasera a tutti e soprattutto i tifosi rosanero. Beh, naturalmente papà, anche se ritardo, dai, anche il papà. Beh, naturalmente con te non possiamo che iniziare a parlare di Palermo e soprattutto di questo Palermo un po' deludente, possiamo dire obiettivamente, perché naturalmente non si è riuscito mai a inserire tra quei primi posti in classifica e potremmo far capire qualche cosa di diverso, ma molto ovviamente lotterà nei playoff, però partendo dal nono, decimo, ottavo posto in classifica non sarà la stessa cosa che partire dai primi posti. Quali sono le tue sensazioni su questa stagione del Palermo, dopo che il Palermo ha vinto a mani basse il campionato di Serie D, dove è ripartito? In rosa ci sono sicuramente diversi giocatori di tanta esperienza, vedi Roberto Floriano, Andrea Accardi, lo stesso Mario Alberto Santana e tanti però giovani. Forse mancava qualche cosa in più per poter fare un campionato da protagonista. Sicuramente è una stagione molto molto difficile, si sa che il campionato ha le sue insidie, ci sono tante squadre che sono anni che puntano per salire nella categoria superiore e non ci sono riuscite. Guarda il Bari, il Covid sicuramente ha condizionato tutta la stagione calcistica, lo vediamo anche adesso il Palermo che doveva giocare un altro match rinviato, questo se non erro è il quinto, a noi sinceramente poi questi rinvii non portano neanche tanto bene, perché il Palermo abbiamo visto che nella partita recuperata, insomma, se non sbaglio, ha vinto soltanto una gara, ha pareggiate due e persa l'altra, quindi è dura. Adesso poi ci sarà sicuramente questa lotteria dei playoff, che sappiamo che è difficile, arriveranno i primi caldi, ci vorrà anche un pizzico di fortuna, speriamo bene, dai. Si sapeva che non era facile vincere il campionato, quest'anno tutti gli addetti ai lavori, credo anche io, davano il Bari, no? In pole position, eppure abbiamo visto la Ternana veramente fare delle cose incredibili, se non erro, dopo il Bari mi sembra che la squadra in Europa ha fatto più gol, quindi ha stracciato veramente, sì, questo campionato. Speriamo nei playoff, sarà dura, ma dobbiamo crederci. La rosa, hai detto bene tu, ci sono giocatori di qualità, speriamo che poi alla fine possa vedere, ecco, i loro valori che hanno sia in, certo, campo che dentro gli spogliatoi. Guarda Santana, su tutti. Sì. Beh, Fabrizio, rimani un attimo con noi che mandiamo una canzone e poi ritorniamo a te. Continuiamo a parlare di Palermo, ma non solo. Circa due minuti e siamo di nuovo con te. Attenzione, sì, adesso spazio alla musica. In diretta stiamo facendo una chiacchierata con l'ex difensore del Palermo, ovviamente Fabrizio Bucciarelli, come voi sapete, lo ricordo ancora una volta, all'88 al 95, ben 143 presenze condite da due reti. Beh, Fabrizio, naturalmente stavi dicendo la tua su questo Palermo, un Palermo che forse poteva fare qualche cosa in più, come hai detto tu, pensavi che forse il Bari poteva essere la squadra regina di questo campionato di Serie C, Genoa C, invece a gran sorpresa poi è uscita la Ternana, che è una rosa con giocatori che hanno giocato anche in Serie A, in Serie B, questo fa tanto. Sì, sì, sicuramente, perché poi in campo c'è bisogno, c'è questo ottimo mix, no, di questi calciatori che hanno questa grande esperienza con dei giovani sicuramente di valore. Però sinceramente a inizio campionato io non credo che tutti avessero detto, insomma, Ternana prima di Bari, o Palermo o Catania, però ha stravinto il campionato, perché ormai con la vittoria che è l'ultima che ha avuto proprio con la concorrente principale, penso che ormai abbia vinto il campionato, a 9 gare poi dalla fine, se non erro. Sì. Una squadra che ha perso solo una partita, questo fa capire, sì, davvero, sì, tanto, sì, come hai, sì, detto, sì, tu nella, sì, prima parte dell'intervista. È proprio non meritato, ma di più. Beh, niente da dire. Il Palermo, possiamo dire...
Il Palermo sì. Ti ha deluso invece, Fabrizio, per quanto tu hai potuto seguire di questa squadra, una squadra che naturalmente non è stata mai tra i primi posti in classifica, ha avuto problemi con tanti contagiati per quanto riguarda la pandemia da Covid-19 e non è partita benissimo. Hai detto bene, no? Questa maledetta pandemia, il primo anno dopo il ritorno tra i professionisti, anche se il mister, insomma, finché è stato mandato via, questo non lo so, perché poi è rimasto il suo vice, sì, tutto dire. Giacomo Filippo. Non entro in merito. Mi dispiace, ma si sapevano, no? Le difficoltà. Certo, poi noi, da io tifoso palermitano, i palermitani, cosa che non riesco proprio a immaginarmi, un Palermo in queste categorie, no? Però purtroppo, certo, tornare indietro, sappiamo le difficoltà, e niente, ci sono state, speriamo adesso, ti ho detto, i playoff saranno duri, ci vorrà tanta grinta, tanta voglia di emergere e un pizzico di fortuna, perché certo, poi le squadre sono agguerrite. Ricordiamo questo. Ci sono ottime squadre. Beh, naturalmente cosa serve per poter vincere i playoff? Questa è la difficoltà, perché poi diventa una specie di lotteria, possiamo dire così. Sicuramente le solite cose, unione di intenti, il gruppo, l'allenatore che sa tirar fuori le parole giuste, entrare nella testa dei calciatori, e poi viene da sé, e l'episodio nel momento giusto positivo, sono tante piccole cose. Sicuramente se c'era il pubblico sarebbe stata una spinta in più, però tanto è per tutti, non soltanto per Palermo, perché io lo dico sempre, tante volte mi viene in mente sempre la frase, quando giocavo il mio primo campionato professionista avevamo un medico che primo anno che ho fatto io, c'era Ranieri in panchina, era questo medico che lui, quando vedeva un giocatore che non era per la quale, diceva: un pallone è nata cosa. Io quando vedo in televisione il calcio di adesso dico: un pallone è nata cosa, perché vedi il calcio adesso da torte sembra veramente partita di PlayStation, quindi è proprio un altro calcio. Vediamo prima possibile che con i vaccini si riesca, insomma, a riportare le persone allo stadio. Il calcio è quello, importante. C'è della gente, del tifo, dell'urlo. E lo vediamo anche noi quando dobbiamo raccontare le partite, naturalmente, non esserci pubblico. Non è la stessa cosa, anche le emozioni sono diverse, anche per noi stessi. Bravissimo, è molto difficile. Intanto è passato un anno, è dura, è lunga. Io mi auguro tantissimo che iniziano subito questa cosa dei vaccini, perché poi, per non entrare in merito, qui c'è la lotta tra le varie case farmaceutiche, non si sa mai, ora la paura di questo che sembra che non vada bene, ma ora ricominciano, non lo so, insomma, speriamo bene, non voglio entrare, perché poi sono discorsi lunghi e complicati. Sì, certo. Perché qui siamo diventati tutti virologi medici ultimamente. L'ultima domanda del Palermo, e poi parliamo un po' anche delle squadre di Serie A. Il Palermo, nella prima parte di campionato, ha sfruttato poco i cosiddetti senatori, giocatori di esperienza. Adesso Filippi li sta usando un po' di più, mi riferisco su tutti Mario Alberto Santana, per esempio Roberto Floriano, giocatori che hanno giocato naturalmente in altre categorie, lo stesso Andrea Cardi, lo stesso Alberto Almici, eccetera eccetera. Secondo te quanto è importante trovare il giusto mix tra giovani, naturalmente nel valore magari sicuro e futuro, e però giocatori di esperienza che possono dare quel quid in più alla squadra e far crescere meglio i giovani? Ma sicuro, abbiamo detto prima, sicuramente è fondamentale. Credo molto, sicuramente, ecco, gente come Santana, di spronare in pratica i giovani, far sentire l'importanza proprio della città, tutto quello che c'è dietro, che sarebbe veramente fondamentale una promozione adesso e salire subito di categoria. È difficile, io ho detto, Palermo ha puntato molto su Boscaglia, che ritenevo un allenatore all'altezza della situazione. Poi quest'altra decisione, che io sono anni che a Palermo si cambiano allenatori, sono allenatori, sicuramente il vice saprà lavorare, perché poi è tanti anni che segue Boscaglia, se non sbaglio. Sì, sì. Quindi non so che può, io mi auguro che
che possa ha cambiato Fabrizio il modulo, il 3-4-3, tanto sannato dai tifosi, lo sai come sono i tifosi che preferiscono magari un modulo più offensivo che altro, e poi sta facendo giocare quei giocatori che hanno quell'esperienza, un bagaglio tecnico e forse esperienze in più. Effettivamente in due partite è andata bene, tra cui anche la vittoria nel derby, dove il Palermo obiettivamente partiva svantaggiato e poi invece ha conquistato un'importante vittoria. Comunque sì, tanti allenatori che ho avuto io, adesso sicuramente il calcio è cambiato, è migliorato su tanti aspetti, però qui parliamo sempre di numeri 3-4-3, certo, 3-5-2, 4-4-2, ma sta di fondo che sempre lavorare molto sulla testa dei calciatori, tirare fuori l'impossibile da qualsiasi calciatore, ed essere prima di tutto grandi psicologi. No? Certo, importante. E quindi adesso è fondamentale, ecco, ritrovare molto l'unione, la famosa amalgama, stare più uniti possibili, e sfruttare, ecco, queste 9 partite tentando di arrivare più in alto possibile, e poi giocarci partita su partita sperando negli episodi più a favore possibile. Parlando invece di Serie A, come stai vivendo questo campionato? Un campionato diverso, dove si è lottato almeno fino a qualche settimana addietro per il primo posto, ora un po' di distanza di stacco ha preso l'Inter, poi c'è il Milan, potrebbe essere raggiunta, anzi scavalcata anche dalla Juventus, che deve recuperare una partita contro il Napoli, e poi in Europa le sue italiane non sono andate obiettivamente benissimo quest'anno. C'è naturalmente la Roma in corsa per l'Europa League, però tutte le altre sono state fatte pian piano fuori. Questo ovviamente dispiace da italiano. Sì, abbiamo visto in pratica quest'anno la pochezza un po' del calcio italiano, con queste grandi squadre europee. Io da tifoso romanista sono contento, perché è l'unica squadra italiana in Europa. Eh sì, che rimane. Però la Roma in campionato in pratica è grande con le piccole, piccola con le grandi, perché è riuscita soltanto a fare qualche risultato, ma qualche pareggio magro, ecco, da domenica e contro il Napoli poi riesce a invertire la rotta, ma così sarà difficile per la Roma arrivare in zona Champions, anche perché l'unica squadra che secondo me si poteva agganciare era con il Milan, ma ha perso lo scontro diretto, quindi sarà molto difficile. Si lotterà punto su punto, adesso ogni partita penso non valga 3 punti ma ne valga 6. Ma per lo scudetto secondo te finirà l'egemonia della Juventus, dove ben 9 stagioni, oppure ancora è presto per dirlo? Ma guarda, io già inizio campionato, non perché adesso è primo l'Inter, ma l'avevo data come vincente del campionato, anche per la rosa, e poi con fortuna o sfortuna, perché è stata poi eliminata dalla Champions subito ai gironi, ricordiamo, sì. Bravissimo, non ha più proprio, cioè soltanto da pensare a lavorare tutta la settimana. E questo può essere stato utile, diciamo. Sì, secondo me sì, perché poi ti porta andare in Europa, andare fuori, ti porta via tante energie, certo, fisiche, quindi vedo l'Inter insomma super favorita, poi adesso c'ho gli ultimi strappi, ma anche perché la Juve pure dovrà un po' riscattare, no? Certo. Questa uscita che non nessuno si aspettava, con il Porto nessuno se l'aspettava. E testa anche alla finale avrà ovviamente la Coppa Italia, quindi magari, ma chissà come andrà. Effettivamente sì, l'Inter rimane per ora vantaggiata, è quella per la vittoria finale. La vedo sì, con un buon 80% che vinca il campionato, almeno la vedo così. Ha una rosa veramente di spessore, e sono convinto che se fosse andata avanti anche in Champions poteva dire la sua, Conte poteva dire la sua. Però gli rimane il campionato, quindi sì, perché non ha né più Champions League né più Coppa Italia, come voi ovviamente sapete. Sì. Beh, per quanto riguarda invece l'Italia, qual è il tuo pensiero sull'Italia di Roberto Mancini? Tanti giovani convocati per le prossime partite, un'Italia che vuole far bene fin da subito comunque. Sì, sicuramente tanti giovani, anche se non abbiamo, tra virgolette, che vedo io, veramente il fuori classe. Però confidiamo nel... Beh, per l'Italia secondo te potrà essere importante Chiesa, un giocatore che Federico Chiesa sta davvero
crescendo molto anche nella Juventus. Molti non pensavano che potesse essere così fin da subito, pian piano a entrare nei schemi della Juventus, però adesso è diventato uno dei giocatori fondamentali per loro, e con la Fiorentina sicuramente era un leader assoluto, ma anche in nazionale aveva fatto bene. Potrebbe essere uno di quei giocatori su cui puntare prossimamente, diciamo. Sicuramente lui è un altro calciatore che ha fatto un cambiamento, sì, veramente grande, è Barella, secondo, sì, me, dell'Inter, mezzo, sì, al campo. Quindi recuperando anche sotto l'aspetto proprio materiale di tante partite giocate pure a livello internazionale a difesa con Bonucci e Chiellini, sicuramente l'Italia può dire la sua. Sì. E so che pure che ultimamente il mio amico Daniele De Rossi è entrato nello staff, quindi penso che possa essere anche un'arma in più per Mancini. Prima di chiudere, cosa ti senti di dire ai tifosi rosanero? E ti salutiamo, Fabrizio. Di stare vicino alla squadra, dal divano, possiamo dire. Sì, questo possono fare. Va bene, grazie Fabrizio Bucciarelli per il tuo intervento qua a Today Sport. Un saluto di vero cuore a nome di tutti noi. Ti ringrazio, un abbraccione vero a te, a tutta la radio e a tutti i tifosi rosanero. Ti ringrazio. Ciao Fabrizio. Ciao, grazie. Abbiamo sentito ovviamente il pensiero anche di Fabrizio Bucciarelli sul Palermo e non solo. Adesso però ci dobbiamo fermare per dare spazio al TG nazionale e poi rientriamo ancora una volta qua in diretta, dove ovviamente ai studi di RTA con Rosario Carraffa. Continuate a mandare le vostre missive tramite email radio@tuttopalermo.net. A tra poco.